Ciao amiche e amici, provo questa nuova situazione delle luci, questa è una luce artificiale piuttosto forte e che dovrebbe somigliare alla luce naturale, ma quanto? Ma non importa, allora volevo fare questo video perché me l'ha chiesto uno di voi, uno dei miei iscritti, dei miei followers e quindi ho pensato perché non farlo? Fare un video sui profumi che posseggo. Allora, sì, qui c'è un riverbero forse poco simpatico, ma che vi importa? È un puzzle, mica un quadro di Picasso. Allora, dicevo, i profumi che posseggo, io li ho schierati qui tutti quanti e sono una decina, mi sembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono 9. Sono 9 profumi, quindi non ho tanti profumi, non che non mi piacciono, ma onestamente non è che io ci capisca, un po' di più ci capisco di trucco, di skincare, ho fatto dei corsi, delle cose, insomma delle cose un pochino le imparo, sempre così ovviamente da assoluta dilettante, però di profumi non so proprio nulla. È chiaro che come tutti sento se un profumo mi piace o non mi piace e volevo così un po' parlarvi, non tecnicamente, dei profumi che posseggo. Alcuni mi piacciono di più, altri di meno. Questo mi è stato, molti mi vengono regalati, perché io non li so neanche tanto scegliere, a dire la verità. Io prediligo in genere i profumi freschi, erbacei, leggermente fioriti, non pesanti, però poi a volte invece scelgo tutt'altro. Allora, questo qui è famosissimo, è Gucci Mémoire d'une Odeur, e quindi io non vi so dire cipriato, fiorito, non lo so assolutamente. Quello che vi posso dire è, ma a me piace. Questo è particolare perché è roll-on, vedete, è un roll-on. È molto buono. Io personalmente lo trovo fresco, molto gradevole. Poi non so. Ecco, mi piacciono i profumi un po' particolari, non banali, non quelli, per esempio quelli che sanno tanto di rosa o che sono, io li chiamo i profumoni, quelli super classici, tipo J'adore. Con tutto il rispetto per Maison Dior, ci mancherebbe, ma sono quei, io li chiamo profumoni, cioè profumi molto famosi, molto venduti, che piacciono molto e li senti un po' dappertutto. Ecco, diciamo negli anni ho imparato ad apprezzare, se ci riesco, qualche profumo un po' più particolare. Questo qui è un profumo famosissimo che esiste da tanti anni, questa qui è la confezione piccina. Ecco, a me piacciono le confezioni piccole perché un profumo mi piace finirlo quando lo inizio, non mi piace tenerlo lì anni, 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 anni. Presumo che si alteri anche un pochino, non lo so. Questa è la Petite Robe Noire di Guerlain e questa credo che sia la formula, quella classica, la prima, che a me piace moltissimo. Molto particolare, c'è una nota che io ci sento della liquirizia, sicuramente c'è dentro, mi sembra di ricordare che mi aveva detto una delle venditrici che me l'aveva venduto negli anni, l'ho comprato diverse volte, che ci sia anche il pepe, non so, comunque come nota olfattiva, fantastico, lo trovo buonissimo. Ecco, come stagionalità, non lo so. A me questo io lo uso prevalentemente nella stagione fredda, però con questo non voglio dire nulla. Questo qui non lo so perché è la prima volta, no, non l'ho ancora usato mai, non saprei dirvi. Questo qui per me è un profumo primaverile ed è Un Jardin sur les Toits di Hermès. Questo è un bel boccettone, questo io lo amo alla follia, è un profumo meraviglioso che io lo sento molto fresco, erbaceo, come di prato, di rugiada. Questo io lo sento primaverile. Questo me lo sono comprato io, credo che questo sia il boccettone da 100, mi sembra. Per dir sì, non lo trovo, comunque sì, mi sembra che sia 100. Questo invece,
profumo molto antico, questo è un profumo che credo esista da tantissimo tempo. Come vedete è una boccetta molto bella che riproduce la silhouette di una donna con tanto di cintura, di questa specie di fiocchettino che c'è e con un bel tappo decorato. Questo qui si chiama Youth Dew, credo voglia dire giovane rugiada, rugiada della giovinezza, qualcosa del genere. È un eau de parfum, prediligo gli eau de parfum, spray vaporizzatore, volete sapere la marca? Mi sembra che fosse, infatti, è di Estée Lauder, molto molto antico, lo ha consigliato un make-up artist che mi piace molto, che io seguo su Instagram, e lo consigliava dicendo però state attenti, che è speziato, molto speziato, beh, interessante. Se voi mi dite ti piacciono i profumi speziati, io dico di no, però per esempio annuso questo, peraltro anche un certo naso, a me piace. È classicissimo. Questa persona che ne ha parlato su Instagram ha detto: non prendetevela con me se poi non vi piace, perché è molto speziato, dice. In effetti, sì, io ci sento dello speziato. Oh, questo invece è un profumo, diciamo così, che io non sono stata all'altezza di capirlo, devo dirvi la verità. Siamo in un abito comunque di profumi illustri e si tratta di Serge Lutin, scusate se è poco, e questo si chiama L'eau, cioè l'acqua. Io questo profumo non l'ho capito. È estremamente raffinato, non ha il vaporizzatore, ma ha una bacchetta di vetro che distribuisce il profumo sul vostro corpo. Quindi roba raffinatissima, è molto particolare. È buono. È incredibile. Allora, vi spiego perché non l'ho capito, proprio per ignoranza. Questo odore qui, sapete che Serge Lutin fa dei profumi e dietro c'è sempre una storia, un'emozione. Questo praticamente è il ricordo del ferro da stiro che quando stira fa quella specie di ciuff, e i panni che sono stati magari un po' inumiditi, in particolare lui dice le camicie da uomo che sono state magari un po' inumidite, spruzzate d'acqua, col calore del ferro emanano un profumo, ed è vero. Se voi io ricordavo quando mia mamma stirava le camicie al mio papà, si sentiva quel profumo. E questo, no ragazzi, è perfetto. Perché non l'ho capito? Io ho fatto una gran cavolata. Io ho detto, oh che boccettone! L'ho travasato in un boccettino piccolo e un giorno usciamo, io esco con questo boccettino da mettere in borsetta e me lo spruzzo. La gente che era in macchina voleva scappare. Perché il profumo era così intenso, così alterato. Era un disastro, probabilmente ho fracassato la formula e no, no, bisogna usarla come dice qui, e cioè adagiando la bacchette sul vostro corpo. Voilà. E così, sentite questo profumo di camicia? No, ragazzi, è una roba pazzesca, sto profumo. Infatti, vedete che ne manca un po'. Che è quello che io ho, fantastico, che io avevo messo nello spray. Non ditelo a Serge Lutin. Questo non si sprayizza da nessuna parte, non si spruzza, ma si adagia sulla vostra peau, sulla vostra pelle, e si cerca anche di parlare francese mentre lo si fa. Poi, fantastico ragazzi, sono stordita da questo profumo di camicia. Sembra di essere una tintoria. Oh, poi, no, è buonissimo. Questo invece è un profumino di fascia di prezzo medio-bassa, ma è buonissimo. Questo brand, Solinote Paris, è venduto da Sephora, o Sephora, o Sephora, vabbè, quella roba lì. È un eau de parfum,
ce ne sono diversi. Questo è quello verde chiaro, tipo verde Tiffany, per inquadrare un po', per riconoscerlo. E questo è al tè blanc, al tè bianco. È molto buono, molto fresco. Secondo me è estivo. Decisamente estivo. Secondo me. Questo qui, allora abbiamo detto, recuperando, questo non lo so. Questo secondo me è da stagione fredda. Questo tutti, perché poi ne hanno fatti tanti, di La Petite Robe Noire. Questo tipo qui, quello classico, secondo me è per la stagione fredda. Questo secondo me è primaverile, Hermès, Jardin sur le Toits. Questo qui, la rugiada della giovinezza, è di Estée Lauder. Questo secondo me è invernale, comunque autunno-inverno. Questo secondo me è per tutto l'anno, perché le camicie si stirano tutto l'anno. Sono un genio, praticamente un genio. Questo lo trovo estivo, il tè bianco. Poi un profumo prettamente estivo che ho comprato nel paesino dove andiamo al mare è questo qui di Nuxe, Eau délicieuse parfumante. Sì, decisamente estivo, profumo di sole, di mare, di crema solare. È trasparente, il colore è della boccetta. Niente, niente male, decisamente estivo. Quindi diciamo questi ritengo che non siano profumi di nicchia, questi secondo me. Questo non vuol dire niente, non sono profumi di nicchia. Questo sicuramente sì, questo non saprei, potrebbe essere, non lo so. Ah, questo costa una sciocchezza. Questo sicuramente è un profumo di nicchia. Quello che è un profumo di nicchia al 100% è questo capolavoro. Innanzitutto guardate l'erogatore. Qui c'è della corda che aderisce, attaccata stretta stretta al tappo. Non c'è tappo, ma c'è questo bellissimo erogatore lucido e l'erogatore è minuscolo. Qui bisogna parlarne. Allora, il brand è Maison Margiela di Parigi. Dice, ma tutti i profumi francesi? Beh, combinazioni sì, ma guardate che ci sono dei profumi inglesi che sono pazzeschi, buonissimi. In questo momento non ne ho neanche uno, sono tutti francesi e neanche italiani ne ho. Vabbè, va così. Questa qua, Maison Margiela, fa questi profumi. Ecco il prezzo, non costa il triplo degli altri, costa come un profumo Dior. Hermès, lo c'è sempre lì. Questo è un bel boccettone, credo che sia 100 millilitri, ma ci interessa relativamente. Guardate che bel color cognac che ha. Questo è super invernale, secondo me stagione fredda. E praticamente, perché si chiama, la linea si chiama Replica. Non so se è francese o italiano, confesso la mia ignoranza. Praticamente dice, ma c'è scritto invece in inglese, bellissimo perché l'etichetta è di stoffa, è incollata, ma questo è cotone. Dice riproduzione di odori familiari e momenti collocati, diciamo, in vari luoghi e periodi. Anche qui, diciamo, un po' come l'amico Serge Lutin, ci ricordano, ci devono ricordare qualche cosa. Questo qui. Perché per ogni profumo di questa linea replica c'è sempre scritto l'origine, cioè no, calma, la provenienza, perdonate, il periodo, la descrizione della fragranza, lo stile della descrizione e originally credo che sia il nome. Perché come si chiama questo profumone? No, è un profumo fantastico. Si chiama By the Fireplace, cioè al caminetto, accanto al caminetto, davanti al caminetto, non dentro. Ok, provenienza, praticamente è stato creato, ideato, pensato a Chamonix nel 1971, come direbbe Paola Stai, io c'ero pure io, ero pure grandina. Quindi creato, ideato a Chamonix, quindi ragazzi a Chamonix, davanti a un caminetto. La descrizione della fragranza è Burning Wood and Chestnut, che
che se capisco dal mio scarsissimo inglese è legno che arde e nocciole. E descrizione dello stile, cioè a chi è destinato, uomini, donne, chiunque. Questa è una cosa che amo molto, i profumi, ma non devono essere legati a un genere. I profumi sono profumi, sei uomo, ti piace, usalo, sei donna, ti piace, usalo, ma dov'è il problema? Sei trans, sei gay, ma che importanza ha adesso? No, ma lo dico seriamente, secondo me nessuna. Quindi amo le fragranze, i prodotti di skincare, per esempio Kiehl's in questo è stato, è per me un faro. Sono stati sostanzialmente costretti a fare una linea da uomo perché in molti paesi gli uomini non compravano la crema, non so, faccio per dire, antirughe se non c'era scritto su men. Vabbò, ragazzi, è così. Comunque, questo è il profumo più incantato che io posseggo. Dovete sapere che uno degli odori che mi incantano, fanno proprio volare il mio cuore in alto, sulle vette delle Alpi, sul mare d'inverno, eccetera, eccetera, è proprio l'odore della legna che brucia. Ho mai posseduto un caminetto? Mai. Però la mia nonna aveva una stufa a legna e io credo che lì io ho sentito questo profumo che insieme alle camicie che stirava la mia mamma si sono incontrati. Un profumo fresco e un profumo caldo e ardente. Questi sono i miei profumi, ve li ho un po' raccontati così per come io li ho vissuti. Li amo molto, sono molto intriganti secondo me, chi più chi meno. E niente, spero di avervi fatto passare questi 17 minuti un po' spensierati. E scusate così, insomma, questa attrezzatura che non è un'attrezzatura, queste luci, queste cose fatte molto così. Come vedete sono tornate agli sciarpine, sciallini e golfini, la vostra nonna, la vostra cara nonna Paola, davanti al caminetto, e che non ho, però c'ho il profumo, ok? E, parentesi, se siete appassionati di profumo di legna, che brucia, di legna da ardere, no, legna che brucia, che brutta espressione, no? Penso agli incendi, legna da ardere, da bruciare nel caminetto, c'è anche una candela profumata, la migliore in assoluto, secondo me, è quella di Muji, quel brand giapponese, ci sono anche degli store fisici, a Milano ce ne sono diversi, ma la vendono anche online. E c'è proprio legna da ardere, riproduce perfettamente il profumo e la qualità di quelle candele è fantastica. Ci sono in due formati, mi sembra, e il prezzo è normale, non sono candele care. Buon tutto a tutti e cercate di fare nel limite del possibile quello che vi fa stare bene.